Ciao a tutti ragazzi, questa settimana video cortini cortini, così stiamo tutti bene informatini, perché l'edizione 2017 del Comic Con di San Diego ha aperto i battenti. E quante nuove buone ragazzi, ogni 3 secondi ne spunta una, bello, quante cose, bellissimo. Ad esempio come quella mollata dal creatore della serie TV ispirata dal sottobosco dell'universo X-Men, Legion, Noah Hawley, che si è presentato per parlare alla Comic Con della seconda stagione di questa fantastica serie e alla fine del suo panel ha annunciato la grande novità, ha lanciato la cosiddetta bomba, dichiarando insomma di stare lavorando ad un film per Fox, una produzione ragazzi interamente dedicata al principale antagonista dei Fantastici 4, Doctor Doom. Lui è la nemesi per eccellenza dei Fantastici e non solo, è uno dei più iconici villain della storia dei comics. Non abbiamo altri dettagli, è tutto qui, ma è già meglio di niente. E la prossima domanda che mi viene in mente è: ma a chi andrà la parte del dottore? Dimmelo nei commenti, chi vedi come Doctor Doom? Una bella gatta da pelare, perché Julia McMahon ha interpretato Doctor Doom nei primi due film. Così. E poi nella versione del 2015 è toccato a Toby Cable. Un disastro. Da fonti sicure sappiamo già che ha in mano la sceneggiatura del film. E non lo dico io, ma The Hollywood Reporter. Noah Hawley avrebbe già sviluppato lo script, con l'idea di curare anche la regia. Un'altra pellicola quindi in produzione per Fox, sui Fantastici 4. Più o meno. In cantiere abbiamo anche quella di Seth Graham Smith, ricordate? Adatta però ad un target più giovane. Ragazzini, ah non lo so, Likes, dagli un'opportunità. Ah, sarà una storia ragazzi, narrata attraverso gli occhi dei figli dei fantastici, e se non ci sarà morte e distruzione non vedo come possa interessare. E quelle statue coperte alla D23 ragazzi, che credevamo fossero i Fantastici 4, che i Fantastici 4 ritornavano a casa, era la cosa più giusta da fare dopo la cagata del 2015, dai. È vero Noah, sei pluripremiatissimo per le tue sceneggiature, ma attento a te Noah, abbiamo ancora l'amaro in bocca per questa roba qua. E poi alla Fox siete dei temerari, anche voi come alla Sony, perché loro hanno Venom, un film su di un villain non si vede tutti i giorni, cazzo, la risposta del pubblico può essere imprevedibile, imprevedibile. Ragazzi, avete visto il primo poster di Infinity War? Devo assolutamente averlo in camera. E questi cosa fanno? Ah, lo danno via gratis. È tutto per oggi, non dimenticarti di lasciarmi un poster. Se ti è piaciuto il video, condividilo. Iscriviti per altri video come questo. Io sono Likes. A presto.